Oggi Draghi lo ha detto chiaramente, il PNRR di fatto sarà accompagnato da regioni ed enti locali. È un progetto unico che ovviamente toccherà ogni angolo dello Stato. Il fatto che ci siano le priorità che voi avete messo dentro ovviamente vi soddisfa, però proseguirà l'interlocuzione per affinare alcuni elementi? Ma certo, l'interlocuzione quotidiana con il governo, donne e giovani erano il punto di un'idea nuova di modernizzazione del paese che ovviamente passa attraverso la riduzione delle diseguaglianze, soprattutto nel mezzogiorno e in tutte le aree interne del paese. Senta, Salvini continua ad andare avanti per l'eliminazione del coprifuoco, la raccolta firme, 90.000 firme, voi che cosa dite? Salvini non è mai cambiato, continuerà a fare purtroppo propaganda e questo è un male per la Lega ed è un male per la maggioranza di governo. Noi ci auguriamo che lavori con tutti noi su temi che sono di interesse collettivo. Poi ci sarà il momento in cui ci divideremo per le elezioni amministrative e gli italiani valuteranno le differenti proposte. Ci sarà il tagliando sul coprifuoco? Nessun italiano vuole o ama il coprifuoco. Il coprifuoco è stato posto per evitare che aumentassero le pressioni sulle reti sanitarie. Chi non capisce questo significa che non dà importanza al dramma che abbiamo vissuto e agli italiani che non ci sono più. Il coprifuoco non ci sarà, così come non c'è stato nell'estate scorsa, appena saranno vaccinati tutti i sessantenni, appena le regioni saranno messe in sicurezza. Ci saranno regioni che ci arriveranno prima, il Lazio è una di queste, e regioni che ci arriveranno con qualche settimana di ritardo. Fossi in Salvini mi impegnerei ad aiutare di più le regioni in ritardo, come la regione Lombardia, perché prima vacciniamo tutti i sessantenni, prima elimineremo il coprifuoco.